Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio girarvi il video sui miei prodotti preferiti del periodo. Avevo lanciato poco fa, un paio di anni fa su Instagram, un sondaggio in cui vi chiedevo quale video vi sarebbe piaciuto vedere prima sul canale, se questo o quello sulla mia hair care routine a base di erbe ayurvediche e tintorie. Avete votato prima questo, quindi girerò prima questo e poi la prossima settimana girerò il video appunto sulla mia hair care routine con le erbe. Quindi iniziamo subito. Ho cercato di suddividere quanto più possibile i prodotti per categoria, quindi direi di iniziare dai prodotti per il viso. Se avete visto il mio video precedente, ovvero il video tag sulle 10 domande, 13 domande sull'autunno, avrete già visto alcuni di questi prodotti di cui vi ho già parlato appunto in quel video. Però, siccome sono i miei prodotti preferiti del periodo, ve li dimostro anche in questo. Allora, partiamo dal viso. Il primo prodotto è questa crema qui, che è la crema Vitamin Cocktail 5 in 1 di Mossa. È la mia crema preferita del periodo perché vi ho già spiegato, se mi seguite appunto saprete, che ho una pelle super secca e questa diciamo che è una crema che nei momenti in cui appunto la mia pelle è talmente tanto secca che mi si crepa praticamente, mi sta salvando la situazione. Seppur io applichi sempre prima di questo prodotto qui anche il siero e la lozione, quella o illuminante o lenitiva di Bioficina Toscana e il siero, quindi questo step non lo salto mai e in più poi vado ad applicare questa che mi dà una grandissima mano in quanto a qualità di idratazione della pelle, mi piace veramente tanto, anche perché si idrata ma non è pesante sul viso, si stende in fretta e si assorbe anche in fretta, quindi ha una texture particolare e ottima secondo me. Per la notte utilizzo sempre una crema di Mossa, è questa qui. Questa della linea Youth Defense Repair, e questa è quella dovrebbe essere con la mora. Questa è la crema notte e anche questa è super super idratante. Mi piace tantissimo perché la notte, la sera appunto dopo essermi struccata e dopo aver deterso bene il viso, applico anche in quel caso lì la lozione lenitiva e il siero riequilibrante di Bioficina e poi vado ad applicare questo prodotto qui perché vi dà veramente una grandissima mano ad idratare bene la pelle e se anche ne applico un po' di più, a volte quando sento veramente la pelle tirare, applico uno strato leggermente più spesso, anche che quasi si nota. E poi la lascio assorbire dal viso, dalla pelle del viso durante la notte e questo fa sì che la mattina quando poi mi sveglio vada a ritrovare una pelle veramente rimpolpata e bella idratata, quindi questo mi piace tantissimo. Ormai concludo con il viso sempre con un altro prodotto Mossa perché appunto avevo approfittato di uno sconto che aveva lanciato Vanity Space blog sulla pagina Facebook in collaborazione con la bioprofumeria Bellezza Naturale, sul quale appunto c'era questo 20% su tutto il carrello e avevo approfittato per acquistare diversi prodotti di Mossa. E poi ho preso il contorno occhi, questo qui, questa è quella della linea Age Excellence, è quello per le pelli più mature, però è anche quello dedicato alle pelli più secche e che ha un contorno occhi più delicato e più secco. Infatti appunto anche la ragazza della bioprofumeria Francesca mi aveva consigliato questo contorno occhi qui e devo dire che per la sera è veramente fantastico, specialmente in questo periodo dove appunto ho la pelle ancora più secca e mi sta dando una grandissima mano. Per il giorno non lo utilizzo perché ho notato che essendo tanto idratante questo prodotto qui utilizzato per il giorno può andare appesantire un attimo il contorno occhi, però ho utilizzato la sera o come impacco contorno occhi, quindi applicato leggermente uno strato più spesso e lasciato anche questo assorbire dalla pelle, dà veramente un'elevata idratazione al contorno occhi, lo distende, lo rende più liscio appunto, più levigato, insomma mi piace tantissimo. Quindi questi erano i miei prodotti preferiti per quanto riguarda il viso. Poi un accessorio viso che mi sta piacendo tantissimo è questa fascia qui, perché che tiene appunto indietro i capelli quando dovete andare a detergere il viso, a fare lo scrub, insomma a fare i trattamenti viso, vi sposta i capelli di modo che non ve li sporchiate. Questa l'ho presa da Primark,
pagata mi pare 2 euro, una sciocchezza, però mi sta tornando talmente tanto utile che non posso non inserirla tra i prodotti preferiti. Poi, passando ai capelli, uno dei miei prodotti preferiti del periodo è questa lacca qui. Questa è quella della nuova linea Keyhair Bio Styling and Finishing dell'Alchemilla. È una lacca che mi piace tantissimo perché appunto è a base a tutto appunto di ingredienti totalmente naturali. Contiene l'olio di mandorle dolci, l'avena. Insomma, contiene veramente tantissimi, l'olio di semi di girasole, insomma, contiene veramente tanti attivi che comunque non vanno a seccare i capelli, al contrario di quello che possono fare le classiche lacche che troviamo in commercio nei supermercati, o perlomeno quelle siliconiche, che fissando il capello lo vanno anche a seccare. Questa invece fissa quello che basta, perché non è un fissaggio estremo, diciamo, non è che vi tiene proprio intecchirito e fermo il boccolo o il mosso che state facendo, però lo fissa bene, lasciandolo morbido e comunque il capello ben idratato, perché io poi quando vado a risciacquare i capelli dal prodotto, noto che il capello non è secco e su appunto un liscio, molto liscio come il mio, quando vado a fare il mosso mi fa tenere bene la piega. Quindi io questa qui ve la straconsiglio. Un altro prodotto preferito del periodo per i capelli è questo qui, è l'olio per capelli di Scintilla Bio della linea Luce D. Questo è appunto il siero Argan, è appunto indicato per i capelli neri. 30 ml di prodotto, 6 mesi di scadenza dall'apertura, e questo è uno dei tre prodotti che va a completare il kit della routine appunto di Scintilla, dove c'è appunto lo shampoo, la maschera e il siero. Io questo prodotto qui lo utilizzo come impacco pre-shampoo quando vado a fare l'impacco oleoso una volta a settimana con l'AMLA. A volte faccio tutta AMLA, a volte mi concentro con l'impacco di olio di AMLA solo sulle radici, mi concentro bene, e sulle punte vado invece ad applicare questo qui, che comunque è un olio molto ricco, perché comunque contiene all'interno anche indigo. Insomma, contiene anche altre erbette all'interno, quindi va anche appunto a idratare e nutrire molto bene il capello, riflessa leggermente, anche se appunto io non ho notato questo gran potere riflessante di questo olio, il potere riflessante di questa linea lo dà la maschera, però mi piace molto perché comunque anche su un capello fino, come può essere il mio che si sta spessendo adesso con i trattamenti assidui di henné e di erbette, non appesantisce per niente, idrata e non li unge praticamente, anche se andate a fare una sola passata di shampoo se ne va via tranquillamente e non vi lascia capelli unti. Quindi anche questo è un prodotto preferito per quanto riguarda i capelli. E poi lo Shikakai, che è la mia erbetta salva capelli del periodo, perché appunto in questo periodo che se ne sta perdendo tanti, utilizzando metodi di lavaggio alternativi allo shampoo, quale lo Shikakai, riesco ad allungare il tempo di lavaggio tra il tempo di giorni appunto tra un lavaggio e l'altro dei capelli, e questa erbetta qui veramente mi aiuta tanto perché riesco a tenere i capelli puliti per 4-5 giorni, al contrario dello shampoo classico che me li fa durare puliti 2-3 giorni. Quindi veramente questo è un prodotto che mi piace tantissimo e che vi straconsiglio, ecco. Vi farò a breve un video in cui appunto vi parlo della mia hair care routine con questi prodotti, le erbe ayurvediche, e anche un video come applico e preparo questa erbetta per lavare i capelli, che mi sta appunto piacendo tantissimo. Fatemi sapere se voi già la utilizzate e se la conoscete. A breve vorrei fare un ordine in cui vorrei acquistare anche il Gasol, che è l'argilla per eccellenza, l'argilla saponifera, e vorrei provare iniziare ad utilizzare anche quella per vedere di abbandonare o cercare di abbandonare totalmente gli shampoo, quindi vediamo se ci riuscirò. Passiamo al corpo. Per quanto riguarda il corpo, ho diversi olietti che mi stanno piacendo tantissimo perché, appunto, come ho la pelle del viso secca, ovviamente ho anche la pelle del corpo secca perché non mi potevo far mancare niente. E quindi ho due oli che mi stanno piacendo tantissimo. Il primo è questo. Di Maternatura, questo è quello per la linea delle mamme, è un olio elasticizzante corpo ai fiori di mandorla,
È un olietto veramente fantastico questo. Io non sono incinta, non sono in gravidanza, ovviamente, però, come vi spiegavo anche in altri video, sono seguita da una nutrizionista, ho perso qualche chiletto e mi si sono formate delle smagliature. Ovviamente ormai è tardi per riuscire a tamponare la cosa, però sto cercando quanto più di idratare la pelle del corpo per evitare che se ne formino di nuove. E questo è un olio che mi piace tanto. Lo utilizzo sotto la doccia, ovvero ho pelle ancora umida dopo essermi lavata i capelli prima di uscire dalla doccia, appunto, lo applico e lo massaggio bene. Andando appunto ad applicarlo su una pelle umida, basterà meno prodotto, ma il quid di idratazione per la pelle sarà comunque elevato. E inoltre, passandoci poi comunque andando a tamponare la pelle con l'accappatoio, non si andrà ad avere una pelle unta, non si andrà ad avere quell'effetto di untuosità che si potrebbe avere con l'applicazione dell'olio a pelle asciutta. Quindi ottimo prodotto. E poi sempre come olio di mandorle dolci, perché appunto è l'olio indicato più indicato per contrastare le smagliature e idratare la pelle, sto utilizzando questo qui nutriente elasticizzante dell'Equilibra. Come si può vedere, ora non so se riuscite a vedere, sono arrivata all'incirca qui a metà confezione. Anche questo è un buon prodotto, mi piace tantissimo. Anche questo utilizzato a pelle umida al mattino, purtroppo non posso farmi la doccia tutte le mattine, per cui specialmente ora in inverno lo applico anche a pelle asciutta, però mi piace tantissimo anche questo. Quando voglio farmi una coccola in più per il corpo, vado a fare uno scrub e utilizzo questo qui, lo scrub corpo artigianale levigante con zucchero e scorza di agrumi, questo qui della The Scented Garden, che avevo ricevuto appunto, che avevo acquistato qualche tempo fa dal sito Itzy, o non mi ricordo mai come si dice, appunto, dalle shop di questa ragazza, di Claudia, mi pare si chiami, scusami se non mi ricordo il tuo nome, e dal quale appunto avevo acquistato questo prodotto e altre saponette, altri burri labbra. Tra l'altro il burro cacao ve l'ho inserito nel video dei prodotti, dei top 5, della top 5 dei miei burri labbra, perché mi piace tantissimo. E quindi niente, ho acquistato anche questo scrub qui che è positivizzante, riequilibrante, con l'olio essenziale d'arancio dolce che calma le tensioni, diffonde il buon umore e ottimismo, oltre ad essere astringente e dermopurificante. Questo appunto è il prodotto, come si presenta all'interno. Io ne ho utilizzato un bel po', faccio questo scrub circa una volta a settimana e devo dire che contenendo all'interno comunque anche degli oli, perché contiene olio di cocco, olio di girasole, olio essenziale d'arancio, quindi contenendo all'interno anche questi olietti è anche molto idratante, oltre appunto andare a fare questa leggera esfoliazione alla pelle del corpo, quindi mi piace tanto. E se vi capita di acquistare sul sito, insomma, di Etsy, passate anche dal negozietto online di The Scented Garden. Mi aiuto poi a massaggiare bene lo scrub con questa spazzola qui, che è di cose della natura. È una spazzola corpo con queste setole che sono comunque sia, non sono troppo dure né troppo morbide, sono la giusta via di mezzo. Questa qui tra l'altro è personalizzata con il mio nome, che appunto ha inciso sulla spazzola la ragazza di Francesca di Bellezza Naturale, quando ho fatto il mio ordine, appunto quando ho fatto l'ordine in collaborazione con Vanity Space, a chi raggiungeva una certa soglia, mi pare 100 euro d'ordine, veniva inserita questa spazzola personalizzata col nome, e è stato un pensiero veramente carinissimo che ho apprezzato tanto, anche perché mi piace tantissimo il massaggio che mi va a fare sotto la doccia. Anche questa è una coccola, cerco di farla questa più spesso di una volta sulla settimana, cerco di farla 2 o 3 volte a settimana, perché noto che poi dopo la pelle, dopo l'applicazione di questa, dopo il massaggio fatto con questo prodotto qui, è veramente più morbida, non idratata, però questa sorta di esfoliazione la va a levigare e a far sembrare più compatta, non so come dirmi. E anche questa mi piace tantissimo. Complimenti alle ragazze di Cose nella Natura, perché sto amando tantissimo anche le loro spugne, tant'è che poi, come vi ho fatto vedere in un video, l'ho riacquistato anche la Fine Dama sbiancata nella versione quella più grande. E mi sta piacendo tantissimo per rimuovere direttamente il trucco, quindi come strucca al posto del cotone, proprio come
Come dischetto struccante utilizzo direttamente la spugnetta, oppure sempre la fine dama non sbiancata, che mi è stato appunto aggiunto un pezzettino di spugna con l'ordine, la utilizzo per rimuovere i vari scrub, le varie maschere, oppure da sola per andare a fare una sorta di esfoliazione super iper mega leggera al viso, che però va a ristimolare il rinnovamento delle cellule e mi piace veramente tanto. Quindi complimenti alle ragazze di Cose della Natura. Poi passiamo al make-up, o comunque sia ai prodotti, sì, di make-up, scusatemi, niente, mi impappino, ecco come si dice. Allora, il prodotto di make-up che mi sta piacendo tantissimo, che sto utilizzando tanto, è la pastello di Neve Cosmetics. Questa è ancora nel pack vecchio ed è la numero M208 Vino Burgundy. Ed è questo colore proprio vino, bellissimo. Ora vedete che è anche, non so se riuscite a vedere, proprio cioè la devo riappuntare perché la sto utilizzando tantissimo. E questo è il colore, mi piace veramente tanto. È uno dei colori che poi alla fine vado a sfruttare di più in questa stagione perché mi piace tantissimo. Come avete visto nel video tag delle domande sull'autunno. Poi due prodotti che mi piacciono anche questi tantissimo sono le tinte di Maybelline, queste sono le Super Stay Matte, Ink, c'ho appunto la numero 50 e la numero 15, la 50 è Voyager e la 15 è Lover, che sono due colorazioni secondo me adattissime a questa stagione e oggi sulle labbra le ho mixate, ho fatto un mix di questi due prodotti e è venuto fuori un bellissimo colore. Non sono biologiche, ovviamente, ve l'ho già detto, lo saprete comunque, però hanno una durata pazzesca. E per il sabato e la domenica, appunto, per le uscite o i giorni in cui devo stare fuori parecchie ore, mi serve comunque un tocco di colore alle labbra, ricorro a loro, anche se appunto vi ripeto, purtroppo non sono bio. Però la prossima settimana che andrò da Scrigno Bio a farmi analizzare armocromaticamente da Giuse di Rozzetto e Merletto, voglio provare anche un paio di lip tint di puro bio. Quindi dopo che saprò quale stagione sono e quali colori mi stanno meglio, punterò una o due di quelle lip tint e vi farò magari sapere poi come mi ci trovo. Comunque, questi due prodotti fantastici. Un altro prodotto che mi piace tantissimo di make-up adatto a questa stagione, secondo me, è questo ombretto color malva taupe, è bellissimo. È questo ombretto della Essence, tra l'altro mi si è cancellata anche tutta la scritta. Il nome e tutto quanto, non so dove ve lo riesco a reperire perché qua dietro non ve lo faccio vedere se riuscite a vedere. Voi dove è scritto, io non me lo ricordo, comunque dovrebbe essere il color malva, il color mauve, è veramente bellissimo, è burrosissimo, ha una texture che si sfuma veramente molto molto bene, ora non so cosa riusciate a vedere, però è questo colore veramente caldo, molto 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 autunnale secondo me, che è bellissimo, si è applicato su tutta la palpebra, oppure come ombretto nella piega o ombretto di transizione, è veramente bellissimo, anche questo non ha un buon inci, però è un prodotto che mi piace tanto e visto che ce l'ho comunque lo utilizzo, non voglio buttare via i prodotti che ho, che non hanno un buon inci perché comunque li ho pagati e i soldi insomma non si buttano via, ecco, non voglio buttare via i prodotti perché appunto non hanno buon inci, ormai che ce li ho li termino, poi comunque sto cercando di acquistare i prodotti ovviamente con un buon inci, però ecco, non tendo a utilizzare tutto quello che ho. Poi l'ultimo prodotto che vi mostro è questo smaltino che avete visto anche questo nel video tag appunto sull'autunno. È uno smalto che mi sta piacendo tantissimo per qualità di stesura, per qualità di asciugatura e soprattutto per la durata che ha sulle unghie. È questo smalto qui, è il colore Amarena di Vive la Vida Nail Care. È uno smaltino appunto come vi ho già detto nell'altro video che non contiene formaldeide, non contiene sostanze appunto, vediamo, non contiene parabeni, silene, non contiene appunto canfora, resine, insomma è veramente un prodotto validissimo e lo ritrovate su Ecobiovella, io l'ho preso lì sullo shop di Ecobiovella.
e costa intorno ai 6,97 euro, ci sono diverse colorazioni, infatti non escluso di provarne anche altre. Poi è piccolino, è maneggevole, si porta bene in viaggio, mi piace veramente tanto, e soprattutto anche qua la colorazione è veramente bellissima. E niente, questi erano tutti i miei prodotti preferiti del periodo. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti, quali sono quelli appunto che utilizzate di più in questo periodo. Se ne avete qualcuno in comune con me, fatemi sapere voi come vi ci trovate, oppure suggeritemene di nuovi, così almeno ci scambiamo un po' come sempre di opinioni. Mi piace tantissimo questa cosa che sotto gli ultimi video c'è stata parecchia, insomma, ci sono state delle interazioni con voi, ho ricevuto diversi commenti e mi è piaciuta tantissimo questa cosa, che oltre a guardare il video ci scambiamo anche delle opinioni, scopro canali nuovi, amicizie nuove, facciamo, insomma, mi è piaciuta tantissimo questa cosa e spero che si ripeterà anche nei prossimi video, perché più che il like sì, fa piacere, però se magari lasciate un commento fa vedere che c'è un'attenzione di più a quello che avete visto tutto il video magari, quindi sono molto contenta e soddisfatta, insomma. Come sempre vi lascio il link ai miei social, Facebook, Instagram, il link al blog, iscrivetevi al canale per non perdere nuovi video se vi fa piacere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!